Lo so che questo video fa schifo, ma ti insegnerà a installare Bettino. Allora, le cose che servono per poter installare Bettino. I dati di accesso FTP. Dati di accesso my Squirrel. Questo è lo spazio internet e questo è il database. Entrambi devono essere forniti, se non li avete attivati voi, devono essere forniti dal provider che è dove avete comprato lo spazio web. Una volta che avete questi, potete installare Bettino. Bettino si recupera da www.bettino.it. Scarica Bettino, salva il file, lo salvo sul mio computer. Il file salvato è un file .zip, che vuol dire che è un archivio compresso. Lo apro con il programma per leggere gli zip e lo estraggo. Dentro, come vedete, ci sono due file. Allora, io non ho bisogno dello zip, posso cancellarlo. Ho bisogno di questi due che sono qui dentro. Questi due vanno caricati nell'FTP. Questo è il mio spazio FTP, che attualmente è vuoto. E carico questi due file. Uno è install.php e l'altro è Bettino vero e proprio. Ecco, adesso ho finito di caricarli. Posso andare quindi nel mio sito, di cui io so l'indirizzo. Scrivo qui sopra slash install.php. Compare l'interfaccia di installazione di Bettino, che ha una guida in linea, quindi potete aiutarvi con quella. Comunque mi sembra molto intuitiva. Qui si scrive il nome del sito. Qui l'indirizzo internet del sito, la lingua preferita in cui si vuole avere la prima installazione di Bettino, inclusa l'interfaccia dell'utente amministratore, il nome dell'amministratore, l'indirizzo email, il nickname, che è poi lo username col quale accedere, e la password di accesso. Allora, questa email qui serve per ricevere delle notifiche in caso di errore di sistema, ma diciamo che è poco importante. I dati di MySQL che vi ha fornito il provider, io li so a memoria. No, non li so a memoria. Tiriamo a indovinare. Posso verificare se i dati che ho inserito sono corretti prima di procedere con l'installazione. Quindi faccio verifica configurazione, mi dice che ci sono degli errori. Ok, avevo scritto la password sbagliata, adesso mi dice che la connessione è riuscita. Posso procedere con l'installazione. Installazione è finita. Ho la possibilità di visitare il sito o di andare al pannello di controllo, è abbastanza autoesplicativo. Comunque, se vado al sito, visito sostanzialmente
il sito con il template di default di Bettino e ovviamente spoglio di contenuti. Se io vado in slash admin, e questo vale sempre, ho accesso al pannello di controllo e di qui posso iniziare ad utilizzare il CMS per inserire i contenuti.